Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Siamo qua di nuovo nella mod Vita da Gangster. Siamo a settembre e finalmente inizieranno i videoserie. Tra virgolette, non è che faremo chissà che. Faremo tutto quello che non abbiamo fatto finora e che mi avete sempre chiesto. Quindi, nuovo boss, conquiste territori, attacchi banda, filmati. Quindi tanti video che vale la pena seriamente rivedere. E meno quei tipi di video dove andiamo a spacciare, che sono belli, perché io ogni cosa che faccio a me piace, però posso capire che sono un po' noiosi, no? Tutto il video spacciamo, ok, tecno, va bene, quindi lo capisco che possono essere un po' noiosi. E quindi da ora in poi inizieranno i video belli, secondo me, ragazzi. Infatti stamattina si parte subito con il conquistare qualche territorio. Siamo stati un anno fermi, tutti quanti ci siamo dati la pazza gioia. Noi abbiamo fatto gli affari, Ballas hanno fatto gli affari, Vagos hanno fatto gli affari. Però noi, facendo così, abbiamo perso un sacco di soldi. Quindi mettiamo in chiaro le cose, che tutti quanti si devono rifornire da noi come i vecchi tempi. Volete le armi? Ci siamo noi. Volete l'erba? Compratela da noi. Punto. Infatti, ragazzi, abbiamo il primo obiettivo, sono i Ballas. Sono 15 di loro, con armi di piccolo calibro. Quindi cosa vuol dire? Hanno pistole, mini mitra, coltelli, quindi niente di esagerato, quindi li possiamo attaccare. E non ve l'ho detto, ma qua siamo con Dave, un tipo di Caio Perico, forse l'avete visto anche su GTA Online, e questa qua è la macchina sua, BMW M8 Competition. Ha detto che ci vuole aiutare, ok. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po' dove stanno i Ballas. Stamattina è guerra, stamattina è guerra. Veramente. Eccoli qua. Abbiamo tutte le posizioni, più o meno, delle basi attive in questo momento. Perché comunque ne avranno tantissime, sicuro. Vediamo un po' dove stanno. Piano Franklin. Eccoli, eccoli, sì. Sì. Qua sicuramente c'è qualche appuntamento. Qualche scambio di armi, sicuro. Quindi vieni, Dave. Ok. Ah, comunque, ragazzi, mi sono messo il mirino piccolissimo che neanche si vede, appunto perché, ragazzi, voglio migliorare, voglio avere una mira bella, e mettersi il mirino piccolo comunque ti aiuta. Cioè, vedi, lo vedi e non lo vedi, quindi è veramente complicato, però utile se vuoi migliorare nella mira. Attento, 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 attento. Bravo, Dave, bravo. Coprimi, 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 coprimi. Ok. Riparo, riparo, perfetto. Vedete, ragazzi, il mirino c'è e non c'è, lo vedi e non lo vedi. Quindi qua devi essere bravo tu, ecco. Vabbè, qualche colpettino lo sbaglio, qualche colpettino lo prendo, però è questo l'allenamento, secondo me. Ok? Ah, li facciamo fuori tutti a questi. Manca l'ultimo. Ok. È stato semplice, ragazzi, infatti vedete ci dice good job. Mission complete. Vieni, vieni. Passiamo ai prossimi. Vediamo chi sono. Ok. Abbiamo la gang Salvadorian Gang. E sono sempre 16 di loro. Armi di piccolo calibro, quindi facili da attaccare. Sempre se stiamo attenti, perché siamo sempre due di noi. Vai, corri con questo BMW. Corri, corri, corri. Veloce, veloce, vedete, ragazzi, dobbiamo essere molto veloci. Non devono capire niente. Devono solo subire. Ok. Siamo arrivati. Frena. Vediamo un po' dove stanno questi. Eccoli, 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 eccoli. Scendi. Ci hanno visti? Sì. Ci hanno visti. Attento, Dave. Mamma mia, ragazzi, quanti ne sono. E soprattutto mirare senza mirino che si vede e non si vede è difficile. Attento che questi ci fanno fuori. Ma chi
chi è che mi prende? Mannaggia. Ok. Perfetto, vai, 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 avanti, 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 avanti. Avanti, avanti. Due ne sono rimasti. Uno fatto. Manca l'ultimo, manca l'ultimo. Dai, eccolo. Perfetto, perfetto. E abbiamo dato una bella lezione pure a questi Salvadorian Gang. Vedete, stavano facendo qualcosa qui. Tanti camioncini, tanti sub. Qualcosa volevano fare questi. O stavano aspettando qualcuno. E appunto ragazzi, questa cosa non deve succedere. Volete l'erba? Volete le armi? Venite da me. Venite da me. Semplice. Invece no, questi qua. Invece no, questi qua vogliono far di testa loro. Maledetti. Comunque questa volta abbiamo i Vagos. Sono 23 ragazzi, 23 di loro. In questo punto dove stiamo andando? Facciamo attenzione. Comunque ragazzi, è un peccato che questa macchina si rovina. Infatti state vedendo, no? Arriviamo ai punti, però la macchina la parcheggio prima, sennò qua tempo due attacchi banda, la macchina la devi buttare. Ed è un peccato perché comunque BMW M8 Competition, l'ultima, la puoi rompere subito. Poi non è tua, è di questo qua che si chiama Dave, quello di prima. Ma dove stanno questi? Sono lontani, qua ci vuole il GPSino. Un bel GPS, sì, dai. Oramai sto turbo lo metto dappertutto. Pure su macchine che non ci azzecca proprio, no? Perché è una BMW, ragazzi, che deve essere elegante. Tu sto turbo non lo devi sentire, no? Sta turbina, sta cosa. Chiamiamola un po' come ci pare, ok? Sennò poi qualcuno mi corregge, si dice turbina. Vabbè, lo so, però comunque nello Santos Custom, per mettere questo sound, io clicco turbo, quindi io vi dico quello che leggo. Turbo. E metto questo sound. Siamo arrivati. Dove stanno questi? Qua, yeah. Ragazzi, missioni. Una delle missioni iniziali, Franklin Lamar. E dove appunto ci sono i Vagos? Oh no, erano i Vagos quelli, sì. Dove appunto aprono questo garage, eh? Vabbè, quindi facciamo una cosa, macchina lasciamola qui. Qua non si può scavalcare, perché come vedete ci sono tutte queste cose affilate, appunto per non far rubare, tutte quelle cose lì. E sì, dai, possiamo agire non di qua ma qua. Ok, si inizia subito. Attento Dave, copri, copri. Qua ci vuole pure un bel pompa, eh. Facciamo male con questo. Attento, 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 attento Franklin. Attento, attento, attento. Ok, attento alla vita, se no qua moriamo. Vediamo un po', dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Guarda, 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 guarda quanti ce ne sono. Guarda quanti ce ne sono. Vai Dave, vai. Io intanto faccio fuori questi che tentano di farsi il giro. Eccolo, eccolo, vai, 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 vai. Ok. Bravissimo, bravissimo. Andiamo più avanti. Bene, bene. Possiamo andare pure da questa parte. Perfetto. Fa attenzione, Franklin. Ok, preso. Preso. Attento, 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 attento. Mannaggia, la vita è rossa. Boom. Grande fucilazzo questo, ragazzi. Ok. Ma qua posso salire? Ok, sì. Ah, mo si ragiona, mo si ragiona. Ok. Se mi sto attento qua non si muore. Mi devo solamente stare attento. Amigo. Bravo Dave, ragazzi, quello si vede che comunque sa il fatto suo. Attento, 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 attento. Bravissimo Franklin. Dai che ce la possiamo fare. Eccolo.
Eccolo. Oh, dove scappi? Credeva lui, credeva. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Mission complete. È stata veramente faticosa, Faticosa, però ce l'abbiamo fatta. Buono, buono così. Buono così, andiamo avanti. Ok, seconda zona, sempre Vagos. Mi sembra che siano vicino alla stazione dei treni abbandonata. E sì, comunque una seconda base, un secondo territorio loro. Vai, vai Franklin, falla volare sta macchina. Grandissimo. Bello. Siamo arrivati, quindi ho capito dove stanno questi. Avanti, sulla sinistra. Ci hanno visti? Ma non credo. No, non credo. Mirror Park Rail Yard. Ok, vabbè, sarà qualche cosa proprio dei barboni qua, sicuramente. È tutto abbandonato. Cioè sì, ci lavoreranno pure, però è un posto che secondo me di sera ci incontri i mostri qua, sicuro. Sei pronto, Dave? Sono lì. Vai, fucilazzo time. Ah, ok, con questo, vai, carabina speciale. Pronto? Bene, 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 bene. Riparo, Franklin, riparo, 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 riparo. Ok, mamma mia, meno male. Amore, ammo. Cioè, guarda qua, ragazzi, io faccio sempre le cose estreme, senza mirino. Mannaggia la miseria, quanto è difficile. Cioè, ve l'ho detto, è un ottimo allenamento questo. Però è un po' una rottura, se non riesci. Vai, sono rimasti in pochi, vai, 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 vai. Ora, ora, ora che non stanno capendo niente. Ora che non stanno capendo niente, perfetto. Grande. Reloading. Abbiamo completato pure questa. Eliminiamo questo qua, ragazzi, che per scappare sicuramente voleva portare a spia la polizia. Andiamo avanti. Ok. Un chilometro circa abbiamo i Salvadorian Gang di prima. Ok. Quindi ci facciamo questo, al massimo un'altra e poi finiamo qua, ragazzi. Perché sennò qui vorremmo rischiare di morire. Poi i prossimi attacchi comunque li faremo direttamente ai luoghi dove comunque stanno producendo, dove stanno, dove hanno comunque soldi, armi, erba, perché comunque questi qua sono punti di attesa, nel senso che stanno per concludere un affare, che stanno aspettando qualcuno, capito, per comprare, che potrebbe essere anche questo, non lo possiamo sapere, potrebbe essere anche questo in macchina, quindi sì. Facciamo una cosa, io mi metto qua e me ne vado sopra. Sopra questo cartellone pubblicitario. Ah mio Dio, ragazzi, secondo me ho fatto male. Secondo me ho fatto male. Vai, 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 vai. E vai, 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 vai. Non ci dare tempo, non ci dare tempo, non ci dare tempo di sparare. Ok, 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 ok. Ok, sono dovuto scendere, che è meglio. Là si moriva lì sopra. Ok. Voglio andare di pompettone, di nuovo, vai. No, non rovinate la BMW, per favore. Dai, non la prendete, non la prendete, non la prendete. Eccolo. Boom. Bello, ragazzi, attraverso il vetro, fantastico. Fantastico, sì. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Comunque, dai, direi che possiamo finire qua. E abbiamo fatto pure fin troppo oggi. E niente, ragazzi, quindi aspettatevi nuovi video di questo tipo. L'ho detto, anche il nuovo boss. Quindi non appena capirò come iniziare lo metteremo. E soprattutto vedere chi mettere. Dai, ragazzi, con questo è tutto. E noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao.
ciao.